Patrizia, grazie. Magari pure io un caffè, però ti do i soldi. Buongiorno, sono le 9.05, abbiamo appena avviato la registrazione della seduta. Facciamo l'appello, chi ha bisogno della giustifica me lo comunica. De Vivo? Presente. Alleori? Presente, in presenza in municipio dalle 9 con giustifica, grazie. Angelini? Presente. Bellassai? Buongiorno, presente in presenza in biblioteca. Va bene. Borrelli? Buongiorno, presente. Cirisola? Buongiorno, presente con attestazione, grazie. Maccari? Buongiorno, presente con attestazione. Perfetto. Siamo pronti. Allora, bene, dovremmo poter prendere il verbale che nella... Non, io allora, non ho ancora preso il verbale, mi devo ricollegare anche con il computer. Pertanto vi chiederei 5 minuti di sospensione, il tempo che acquisiamo il verbale, lo inoltro sulla chat come facciamo di solito a tutti i commissari, lo leggiamo e lo approviamo. Sono due verbali, uno era Ah. già della scorsa volta che non era stato Ah, sì. e poi ce n'è uno nuovo di una Patrizia, quello commissione. della scorsa, scusa Caterina, il verbale della settimana scorsa, diciamo che per noi commissari andava tutto bene, però tu eri, non eri presente, quindi lo devi soltanto, Ah, confermare tu, ok? L'altro invece è da leggere. ricordavo di questa cosa. Grazie. Allora sarebbe va bene. Allora interrompiamo per 5 minuti. Grazie per gli aggiornamenti. Così ne abbiamo uno solo, di fatti, non due. Va bene. Sono 5 minuti. Ora sono le 9.07. Ci incontriamo alle 9.12.13. Va bene. Grazie, Caterina. Interrompo subito. Sono le 9.17, abbiamo appena ripreso la registrazione della seduta. Bene, allora, benissimo, allora io, i verbali erano due, il verbale dell'altra volta, quello del 13 giugno, per me va bene, visto che l'hanno già letto tutti i commissari, possiamo darlo per approvato, Caterina, il 13 giugno, Va bene. sarebbe il numero 23, invece... Quell'altro verbale ci ha Presidente, fatto. c'è la mano alzata del consigliere Cirisola. Sì, Non so se è su ma questo o io sull'altro. aspetto. Sì, Ah, grazie, grazie, ma ok. aspetto. Ah, Parli ecco, pure, sì, Presidente. grazie per farmelo notare perché ovviamente non vedo. Posso dire le mie correzioni che è al verbale? Sì, lo prendo subito. Sì. Un istante solo. Anche un istante solo da parte mia che l'ho riperso, della congiunta. Allora. Un attimo, che un pochino, eccolo. Sì. Allora, all'inizio della seconda pagina c'è il capoverso che dice: la Presidente De Vivo evidenzia tra gli aspetti di novità la georeferenziazione dei servizi del territorio municipale, no, Non lo quindi ci vuole. vedo. Ah, eccolo. Quindi municipale, non municipali. Arrivo subito. Sì, eccolo. Ok, con attribuzione di un'esatta ubicazione, la guida facile ai servizi in arabo, in italiano e in inglese, e io toglierei nota anche un'azione, e l'obiettivo, metterei l'obiettivo della Sì. predisposizione del piano PEBA. Bene. Perfetto. Invece, sempre sotto, ecco, sempre la Presidente De Vivo, non essendoci ulteriori interventi, procede ad accennare brevemente alla Carta dei Servizi Municipali e dell'ASL Roma 2. Qua va tolto con le consulte sociali. Va bene.
quindi virgola con informazioni di dettaglio in tre lingue, aggiornabili anno in anno. Vabbè. Nnull'altro che mi viene in mente. Allora c'è la mano alzata di Marco Cirisola, prego. Sì, allora grazie Presidente, allora parliamo del verbale del 18 perché quell'altro, come è stato detto, già è stato approvato. Allora, sì. Innanzitutto volevo così dare delle precisazioni generali, e cioè io stavolta non ho chiesto di la trasmissione del verbale, perché ringrazio comunque sempre la gentilezza di quando viene condiviso in chat o via email, semplicemente perché stavolta sono riuscito, grazie all'uso di due strumenti, di scaricarmelo, perché insomma ci sono delle difficoltà quando ci sono dei diversi sistemi operativi per accedere ai documenti auditi in formato open source, però insomma sono riuscito lo stesso. L'importante è che lo faccio fuori dalla seduta, cioè quando sono collegato non lo posso fare, quindi devo uscire dalla seduta se c'è la seduta in corso. Adesso ho sfruttato la pausa e sono riuscito quindi a fare questa cosa qua, quindi a inviarmelo eccetera. Quindi questo tanto sono in generale solo per spiegare a volte le difficoltà che non solo io a volte ho. Per quanto riguarda il testo, due piccoli refusi voglio segnalare. Allora, mi pare che non sia stato detto, se è stato detto me ne scuso, a pagina 1 di questo verbale, quando si parla dell'elenco dei presenti... Sì. Eccomi. Quando si parla dell'elenco dei presenti, ovviamente sono divise per le due commissioni. Sotto la commissione pari opportunità c'è scritto giustamente la presidente. Sotto la commissione prima politiche sociali, okay, invece sì, sto sì. Il per uniformità metterei sì. La presidente, a meno che la presidente De Vivo voglia fare come la presidente Meloni, che si vuole chiamare il presidente, ma insomma non credo, insomma, quindi... escludo. Escludiamo. Quindi se allora io a norma di regolamento non potrei chiedere questa correzione, però mi sembra per gentilezza, per educazione, di proporla insomma alla consigliera De Vivo, quindi se lei è d'accordo possiamo procedere, altrimenti ovviamente non si certo. Può fare perfetto. Allora, passiamo alla seconda cosa sulla pagina 2 sì. A me all'inizio, proprio la primissima frase, a me va benissimo come scritto così, però mi domandavo se forse non sarebbe più efficace dire dalle ore 14:50 partecipo alla riunione del consigliere Cerisola anziché alle, perché sembra che mi sono collegato su quel momento lì, poi mi sono scollegato subito. Non lo so, insomma, mi sembra... Quello che noi utilizziamo, però... Vabbè, basta, no, vabbè, se utilizzate sempre questa formula, sì. D'accordo. Insomma, sì. Diciamo che sì. non mi entusiasma, insomma, perché c'è questo rischio, uno dice, cioè, si è connesso e poi basta. Vabbè. E poi non c'è c'è un intervento, poi. È ovvio che rimane... Sì, infatti, va bene. Quindi allora, ok, lasciamo così. E infatti poi alla fine viene riportato il mio intervento, quindi va bene, a posto così, grazie alla gentilissima verbalizzante, a posto. Quindi va bene per tutti? Per me va bene. Ok. Anche per me. Perché adesso questo io lo... Per me va bene. Poi lo metterò in approvazione per la commissione pari opportunità, perché è una congiunta. Perfetto. Grazie mille. Io volevo, prima di passare al secondo punto, volevo, c'era l'assessore Laurelli che non so se si collega, chiedo un paio di minuti di sospensione, il tempo di inoltrare il link se non dovesse, a meno che non le è stato inviato. Sempre è stato inviato, sì. È stato inviato, la collega l'ha mandato. Allora, due minuti di sospensione, provo a inoltrare, provo a verificare se si collega, grazie. Prego. Luisa. La registrazione è stata appena riavviata.
Perfetto, grazie. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è la votazione e l'esame dell'ultima versione della risoluzione sul piano PEPA per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questa risoluzione è partita dalla commissione mercoledì passato, dalla commissione mobilità, e il giovedì passato l'abbiamo discussa nella commissione politiche sociali, e venerdì è stata discussa nella commissione bilancio. Ogni commissione ha riportato delle modifiche, e tutte quante riportate qui all'interno della risoluzione. Essenzialmente, diciamo che ieri è stata già approvata all'interno della commissione mobilità, abbiamo letta il risolve di impegnare. Io vorrei rileggere oggi nuovamente risolve di impegnare, perché la parte iniziale è leggermente cambiata, ma soltanto per motivi estetici. Quindi rileggerei questo pezzo. Allora, innanzitutto la commissione bilancio mi ha chiesto di non spezzare il risolve in due parti, ma di compattare tutto in un unico pezzo il risolve, e quindi io li ho compattati e questo è il risultato. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Municipio 9 risolve di impegnare la Presidente del Municipio Roma 9 Euro, l'Assessore alla Mobilità, ai Lavori Pubblici, alle Politiche Sociali e della Salute, l'Assessore allo Sviluppo Economico, Ambiente, Decoro e Sicurezza, l'Assessore all'Urbanistica, a rappresentare al Sindaco e all'Assessore al Bilancio e all'Assessore alle Politiche Sociali della Giunta Capitolina la volontà del Municipio 9 di disporre di risorse annuali finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, in accordo con le linee strategiche del piano di zona Pensare alla città con e le persone con disabilità tramite stesura del piano PEBA, attraverso la istituzione di un fondo comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali a disposizione delle varie esigenze dei municipi. Di utilizzare queste risorse inizialmente per la redazione del piano PEBA municipale, la cui scrittura e la conduzione è necessaria per abbattere le barriere di ogni tipo e quantificarne i costi. Di valutare i costi di massima del piano PEBA ed inserirli all'interno delle proposte di variazione del bilancio previsionale per l'anno 2025, di dare mandato alle direzioni tecniche socio-educative del municipio di avviare una ricognizione sulla possibilità di affidare alle Università di Roma 3, che ha già partecipato alla stesura del piano sociale 2024-2026, la redazione del piano PEBA municipale, per la cui scrittura sono necessarie una combinazione di competenze tecniche, progettuali, relazionali, nonché delle normative o, in alternativa, come ultima istanza, affidarne ad esterni la stesura, di effettuare annualmente il fabbisogno economico per l'aggiornamento del piano PEBA municipale e per la realizzazione esecutiva delle opere necessarie, e nelle interlocuzioni con i diversi soggetti attuatori, le cui opere ricadono nel municipio, di ribadire la rigorosa e piena applicazione della DPR 503 del 1996. Quindi io ho letto il risolve, e la risoluzione è stata protocollata, è stata assegnata alle nostre... a tutte e tre le commissioni. Quindi io vi chiedo un attimo di un'ultima valutazione, non so se ecco c'è l'assessora Laurelli che ha la mano alzata. Aspetti un attimo, prego assessora. È anche Fulvio Bellassai. Sì, grazie Presidente, credo di parlare subito perché è una mattinata impegnativa, perché stamattina intitolano l'istituto di Nistri, quindi le scuole di Spinaceto a David Sassoli, quindi fra pochi minuti vi dovrò lasciare, e perché dalle 11 presso la biblioteca Laurentina, l'Elsa Morante, si svolge una bellissima iniziativa del nostro Dipartimento di Salute Mentale
che si intitola Romance, dove quest'anno le istituzioni sono chiamate a far conoscere al mondo della disabilità mentale le opportunità che il territorio e i servizi offrono alle persone con questi problemi. Quindi un punto di vista diverso dal solito, molto interessante. E una sola cosa, nel primo capoverso che hai letto, Presidente, sì. C'è scritto il piano, credo che si vada specificato anche qui piano sociale municipale, per far capire il primo capoverso, che piano è. Piano di zona scritto. Piano, scritto. Devi scrivere piano sociale di piano di zona, piano sociale municipale devi scrivere, perché così chissà qual è la fonte da cui si parte, diciamo. Se volessimo essere precisi ci potremmo mettere la data in cui il Consiglio l'ha approvato, Sì, però, va bene, allora queste modifiche le facciamo direttamente in aula. Solo questo, per il resto sì, d'accordo con tutto. Grazie, Assessore. No, volevo chiederle una cosa. Come procediamo? Nel senso che io pensavo, come aveva detto anche Olimpia Scione in una delle riunioni in cui lei ha partecipato il mercoledì e il venerdì, che lei è disponibile a comporre, a scrivere insieme ai direttori, anche insieme a noi, questa presentazione che poi i direttori e non so anche gli assessori dovrebbero presentare nella discussione del bilancio. Quindi io pensavo di fare così, butto giù un'impostazione e la volevo concordare con lei e con Olimpia Scione e anche poi alla fine con i direttori per poter presentare bene le motivazioni al Comune di Roma, perché noi abbiamo bisogno assolutamente di fondi aggiuntivi specifici per la predisposizione del piano PEBA. Una domanda, chi è Olimpia Scione? Mi sfugge adesso, chi è? Olimpia Scione è la nuova EQ del bilancio, quella che è venuta nelle commissioni in cui abbiamo chiesto tecnicamente... Ho capito. Vabbè, lei si relazionerà sicuramente con Giovinazzo per il sociale, eccetera. Va bene, facciamo così allora, procediamo in questo modo. Quindi io vado da Olimpia Scione, prepariamo una nota, le motivazioni esattamente, e poi le facciamo vedere agli assessori e la facciamo vedere al direttore e poi in qualche modo si arriva al Comune con questa nota. Grazie. Perfetto. Assessore, allora noi preparerò le modifiche da portare in Consiglio sui suggerimenti che lei ha dato. Grazie mille, Assessora. Assessora, noi dopo procediamo con il discorso del gioco d'azzardo, e, insomma, cercheremo di racconteremo come va a finire, ma insomma, in generale noi abbiamo bisogno di far partire la rete, quindi io ho una proposta da fare, poi visto che lei non può partecipare, la diremo successivamente. Ne parliamo. Va bene, grazie mille, arrivederla, Assessora. Buona giornata. Fulvio? Prego, Fulvio. Sì, grazie, Presidente. Mi sono spostato perché c'è il problema dell'eco. Allora, purtroppo credo che si senta l'eco lo stesso. Mi devo spostare ancora. No, vai tranquillo. No, si sente molto bene. No, è che io sento la mia voce riflessa nel computer della Presidente, va bene. Allora, sono ovviamente favorevole alla proposta di risoluzione, perché evidentemente tenta una ripartenza rispetto a una questione importante che è quella della non solo dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ovviamente, ma anche quella della realizzazione del piano PEBA. Ecco, purtroppo diciamo che la risoluzione è anche una presa d'atto del fatto che il piano PEBA non è stato realizzato, nonostante l'approvazione della nostra risoluzione precedente 2 anni fa. Si prova a ripartire con questa proposta, che trovo anche molto valida, di includere, coinvolgere l'Università di Roma 3 o altro ente esterno, perché in effetti
comprendo quello che ci diceva il dottor Sica e credo che tutti lo dovremmo tenere presente più spesso. Quello che ci diceva il dottor Sica nella seduta precedente rispetto al fatto che non tutte le competenze sono all'interno dei nostri uffici. Cioè non è che i nostri uffici sono composti da tuttologi e questo è un problema dei nostri uffici come pure di tutta la pubblica amministrazione che la rende a volte incapace di finalizzare i progetti. E quindi io credo che la collaborazione tra pubblico e privato o tra pubblico e pubblico o tra enti diversi debba diventare una prassi perché bisogna prendere atto del fatto che le competenze a volte stanno altrove. Quindi comunque voglio essere ottimista rispetto al fatto che questa ripartenza effettivamente avrà un seguito concreto che di fatto è a due passaggi, due step. Il primo è quello della realizzazione del piano PEPA, il secondo è quello dell'abbattimento, è quello che dovrebbe vedere iniziare l'abbattimento concretamente, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo anche discusso nella seduta precedente, se non sbaglio, dell'abbattimento delle barriere nei momenti in cui vengono effettuati lavori di riparazione o ristrutturazione. Non mi pare che nell'atto se ne parli. Però diciamo che... Se ne parla? Ah, forse... Vabbè, allora ecco, tanto meglio. Diciamo, io l'ho letto ieri sera, se mi è sfuggito meglio. L'importante è che ci sia. Grazie, Presidente. E da ultimo una piccola notazione formale che possiamo correggere in consiglio anche questa. Nel penultimo punto dell'impegna si dice effettuare annualmente il fabbisogno economico per l'aggiornamento del piano PEPA. Penso che sia il verbo debba essere cambiato, cioè aggiornare annualmente il fabbisogno, rivedere, rimodulare, verificare, qualcosa del genere. Effettuare non credo che ci vada. Grazie. Grazie Presidente, grazie. Finito. Bene, porteremo anche questa modifica che si è effettivamente scritto un po'. No, all'interno della risoluzione raccontiamo, infatti c'è un capoverso che dice il municipio ha assegnato la competenza della manutenzione stradale ordinaria relativa al pronto intervento alla sicurezza in tale ambito nel nostro municipio si procede anche alla rimozione di eventuali barriere architettoniche. Questo l'ha ribadito anche il direttore Sica, ma so che è stato un impegno importante che lui ha preso e che l'ha detto anche in una delle iniziali riunioni nel 2022 su questo tema. Invece poi ho aggiunto, mentre gli interventi di manutenzione stradale straordinaria, titolo 2, hanno iter e voci di bilancio specifico, in tale ambito sono già incluse per la normativa nazionale la realizzazione delle opere, delle opere senza barriera architettonica. Quindi è questo quello che è il capitolo che ho inserito. A questo punto se ci sono altri interventi su questa... vedo la mano alzata del consigliere Cerisola, prego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Allora, insomma, grazie che ci è stato riferito appunto di queste modifiche nel testo. Insomma, indubbiamente chi affronta questo tema, insomma, cercando di dare una risposta attraverso delle parole, è chiaro che a volte può non essere sufficientemente efficace, anche se insomma la buona volontà, l'impegno c'è tutto, quindi magari c'è sempre qualcuno che giustamente cerca di dare un contributo migliorativo, a volte anche quando invece il testo è comunque efficace, l'intervento di modifica è normale, siamo esseri umani, viene dato anche perché le persone vendono le cose dalla loro esperienza, dal loro punto di vista, quindi è inevitabile insomma che uno preferisca una parola al posto di un'altra, quindi senz'altro grazie a tutti quelli che contribuiscono. Ora però io in questo testo finale non riesco a trovarlo, cioè grazie che mi è stato spiegato molto gentilmente, però non ho capito dove devo vedere, con via mail mi pare che non sia arrivata, non sì, mi no. sembra neanche via chat. Nella cartella Teams, consigliere, ascolta, allora ripeto quello che ho detto, non pensavo di essere profetico,
quando io ho pagato del verbale non pensavo di essere profittico. Allora, ah, lo mando su WhatsApp se vuole, consigliere. No, allora, abbia pazienza, consigliere Borelli, io la ringrazio molto della sua gentilezza. Sì, io chiederei cortesemente, perché se io adesso devo accedere alla cartella Teams, devo per forza di cose uscire dal collegamento alla seduta, perché non me lo lascia fare, non ho altro modo di accedere adesso, quindi sì, io ripeto, grazie mille di questa cortesia, avrei bisogno di vederlo il testo, e non ho modo di accedere a Teams durante il collegamento, la connessione alla seduta, quindi vi chiedo pazienza, insomma, però ecco, per le prossime volte, gentilmente, quando ci riuniamo per seduta per rivedere un documento, se è possibile, visto che le altre, ecco, grazie, vedo che mi è arrivato già su WhatsApp, visto che l'altra seduta l'ha visto, l'ha votato, insomma, in precedenza, se possiamo averlo prima, evito poi di farvi perdere tempo durante la seduta. Comunque, insomma, la gentilezza c'è, e io ringrazio ancora una volta, quindi comunque risolviamo il problema. Perciò, insomma, intanto che ascolto i vostri interventi, me lo vedo subito, così evito di rallentare i lavori. Grazie Presidente, grazie al consigliere Borelli. Allora, volevo dire che la risoluzione è stata inviata, l'ho inviata io l'altro giorno, cioè ogni volta che veniva aggiornata io ho inoltrato tutti gli aggiornamenti, fino a che l'ultima volta, quando ho chiesto anche la protocollazione, una volta che mi è arrivata la protocollazione ve l'ho inoltrata a tutti per email, sapendo che poi, mettendo anche in copia l'ufficio commissione, a cui ringrazio, che l'ha messo oggi all'interno di Teams. Quindi, insomma, questi sono i nostri canali, e perdonatemi se non l'ho messa sulla chat, ma insomma, questo è quanto. Quindi, diciamo, per quanto riguarda la comunicazione, c'è stata tutta. Io non so se vogliamo continuare, se qualcun altro vuole intervenire. Io, Presidente, volevo dire una cosa. Ah, prego. Rapidissimo. Sì. No, scusate. No, innanzitutto avevo seguito l'intervento prima del consigliere Cerisola, pensavo il tema fosse limitato agli ODT, invece adesso ho capito perfettamente, quindi anche io di volta in volta proverò per le vie brevi, insomma, a inviarci i documenti, perché penso che possa essere utile anche per la fruizione degli stessi. Quindi, diciamo, ho capito anche la questione specifica. Due parole sull'atto in sé. Ovviamente mi trova concorde, e penso anch'io, non necessariamente aggregandomi a quanto ha detto dagli altri consiglieri, perché ovviamente lo condivido, ma sarebbe anche ridondante a un certo punto di vista, che il tema di fondo è poi se riusciamo, al di là della volontà che mi sembra che c'è e oserei dire in termini profetici ci sarà, il tema è se riusciamo ad impattare sulla possibilità di avere un centro di costo specifico, in primis per espletare, aggiornandolo un piano PEB, aggiornandolo, perché quello è l'elemento dirimente, e poi se riusciamo ad avere una voce specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché da quello che abbiamo capito in tutti gli interventi straordinari questo è di default, e io nello specifico, come ricorderete, nella precedente commissione in cui abbiamo parlato del boulevard, ho fatto poi una verifica con l'assessore Gagliardi, che più di me ha seguito ovviamente il tema più complessivo, e lui mi ha assicurato che già nel progetto del boulevard è previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo lo volevo dire anche a favore di commissione, l'ho detto privatamente alla Presidente di Vivo, ovviamente mi ha detto certo, è ovvio che è così, però mi sembrava utile dirlo. Quindi negli interventi di manutenzione straordinaria questo è già previsto per legge, tra l'altro, negli interventi ordinari, a quanto ci ha detto anche l'ufficio tecnico, questo si fa tutte quelle volte in cui è consentito in termini di dell'intervento stesso, ovviamente. È chiaro che se andiamo a fare delle strisce pedonali non necessariamente fai altri tipi di interventi, per capirci, cioè dove l'intervento lo consente viene fatto, però è utile, la chiave di volta ovviamente sarà questa, se riusciamo in termini anche politici
a far percepire questa come necessità impellente, sì, dell'amministrazione, esatto, della qualità della vita della città di Roma. Esatto. L'ho fatta un po' lunga anche per far sì che il quartiere Cerisola recuperi il testo, però ecco, mi sembra che questa è la considerazione che volevo dire prima del voto, ovviamente per quanto mi riguarda sarà favorevole. Grazie Presidente. Grazie consigliere, effettivamente questo è il motivo, cioè accendere i riflettori su un problema che tutti i municipi hanno e su un problema e dire fortemente al Comune di Roma che noi che tutta la città si deve impegnare sull'abbattimento delle barriere architettoniche e a maggior ragione il fatto che io non so se negli altri piani sociali di zona c'è questa richiesta. Noi sono 3 anni che la facciamo, il primo anno è stata chiesta una cifra così solo per quanto riguarda la manutenzione stradale, non è stata concessa, l'anno scorso non abbiamo chiesto nulla, mi sembra, non mi ricordo, quest'anno assolutamente dobbiamo ottenere dei fondi e dobbiamo proprio per non solo per accendere un faro, un'attenzione su questo punto, e dobbiamo anche chiedere una cifra coerente, cioè se chiediamo 4 milioni di euro non ce li daranno mai, ma se chiediamo una cifra coerente per fare questo lavoro con di stesura del piano PEBA, e io credo che l'università ci possa effettivamente dare una mano, visto che è stata già coinvolta nel piano sociale, credo che sia anche una strada che potrebbero seguire anche gli altri municipi, perché no, no? E quindi io spero davvero in una nuova stagione per di abbattimento delle barriere architettoniche in tutta la città di Roma. Quindi non so se il consigliere Cerisola ha bisogno di qualche tempo maggiore per analizzare la risoluzione. Prego consigliere. No grazie, sono pronto. Allora grazie mille di questa doppia gentilezza, insomma, sia dell'invio sui canali, insomma, la messaggistica che mi è stato provvidenziale, insomma, per poter vedere questo documento, sia anche del fatto che siete intervenuti con un tempo adeguato, insomma, per consentirmi di leggere, quindi grazie doppiamente di queste gentilezze. Quindi sì, sono pronto e ovviamente ci sarà possibilità, come ha detto anche il consigliere Bellassai e come ha detto anche, insomma, qualcun altro, di eventualmente di fare delle modifiche in seduta di consiglio degli emendamenti, insomma. Però insomma, ecco, insomma, l'intento è molto chiaro, ben finalizzato, quindi senz'altro è un buon testo per un atto. Insomma, qualche dubbio sul fatto che noi possiamo indicare quale contraente debba ricevere l'affidamento del lavoro sulla redazione del piano PEBA. Cioè, forse dovremmo lasciare che gli uffici, secondo le procedure di legge, cerchino questo contraente, perché non credo che l'Università di Roma 3 ce lo faccia gratis. Se lo facesse gratis, allora insomma, nulla questo, insomma, nulla da eccepire. Ma insomma, se invece giustamente gli va corrisposto qualcosa, forse non dobbiamo essere noi a indicarlo. Però insomma, ecco, al di là di questo, poi eventualmente si può valutare in seduta del consiglio. Mi sembra, ripeto, che il testo sia efficace. E insomma, in generale possa andare bene. Allora, ancora grazie per le gentilezze di condivisione rapida del testo. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, chiederei a Caterina di passare alla votazione. Sì, eccomi. Allora, procediamo alla votazione dell'atto protocollo CN 132841, già votato nella seduta del 10 del 2 ottobre di ieri, quindi nella commissione terza,
L'oggetto è fondi specifici per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali. De Vivo? Favorevole. Alleori? Favorevole. Angelini? Favorevole. Bellassai? Favorevole. Borrelli? Favorevole. Cerisola? Favorevole. Vaccari? Favorevole. Con 7 pareri favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, l'atto viene votato con parere favorevole all'unanimità. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Speriamo proprio che ci sia una nuova partenza per il piano PEBA. Dunque, dobbiamo avviare il terzo punto all'ordine del giorno. Abbiamo una mezz'oretta, un'oretta di tempo, perché diciamo verso le 10:30, 11 inizia l'altra, inizia l'evento di Romens del centro di salute mentale, come è stato detto prima, a cui insomma vorremmo partecipare, anche perché insomma è un evento importante. Sta per arrivare qui all'interno della biblioteca il Santucci, che è la persona di Mettiamoci in Gioco, che vuole partecipare, partecipa volentieri a questa riunione. Se aspettiamo veramente, se interrompiamo la registrazione per 2-3 minuti, ecco, li vedo già arrivare, ecco, allora non interrompiamo nulla, stanno arrivando. Eccoli qua, sono qui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Prego. Scusatemi, tempo, sono arrivati qui Santucci e Roberto Cellini. Vi faccio un attimo vedere la loro presenza. Ecco Santucci, prego. Buongiorno. Parleremo tutti dal mio computer, va bene? Allora, oggi io ho preparato un testo perché dobbiamo far partire questa rete. Quindi il testo che ho preparato lo volevo un attimo condividere, ma non ve l'ho inoltrato, ve lo leggo al volo, anche perché non è completato, però è anche per capire come possiamo noi partire, perché siamo in queste riunioni abbiamo messo un po' giù il piano, quello che vogliamo fare, però il piano non lo possiamo fare da soli, e quindi dobbiamo farlo con tutte le persone. Ora vi volevo far vedere il documento che avevo preparato, ecco qui. Un secondo che lo prendo, non sono in grado di condividere la schermo, ma insomma, grosso modo il contenuto è questo qua. Vediamo se riesco. Datemi veramente pochi minuti per recuperare il testo. Allora, gioco. Ecco qua, appunti, accordo, discorso. Questo no, un secondo, organizzazione, risoluzione, allora, proposta no, un attimo,
No, sto sbagliando, scusatemi. E che fra tutti questi titoli di questi documenti non riesco a trovare propostazioni, ODG, l'ordine del giorno, un secondo. Discorsi, consapevolezza. D'accordo. Forse è questo. Allora, nel frattempo studio. Allora, no. Allora interrompiamo per 2-3 minuti, Caterina, perché altrimenti vado in pallone e non riesco a trovare il documento che ho preparato. Ok, Caterina, interrompiamo la registrazione. Sì, va benissimo. Che non riesco a trovarlo. Proposta di azione di contrasto. Interrompo no. Subito. Oh, ciao Caterina. Perfetto. Allora, siamo ripartiti? No. Sì, sì. Siamo ok, ripartiti. Benissimo. Allora, questo è un per far partire la rete. Ho preparato un documento che poi finirò di scriverlo e lo condivido con tutti quanti voi. Il titolo è Costruiamo la rete municipale per la protezione delle persone e il contrasto al gioco d'azzardo. Questa è una lettera che volevo inviare a tutte le persone che hanno partecipato al Consiglio Municipale, ma non solo, perché nel corso del tempo noi abbiamo, possiamo coinvolgere anche AIRP, quella l'associazione per dell'usura, perché l'AIRP a sua volta ha una rete contro il gioco d'azzardo, quindi agganciamo in questo modo, agganceremo due reti, la rete di Mettiamoci in Gioco e la rete di AIRP, e quindi li vorrei chiamare ad una riunione per sì, siamo qui, sì. Scusate, e non solo, ma abbiamo detto anche la consulta dei giovani, che li avremo sempre coinvolti nelle nostre riunioni, un'altra associazione che voglio coinvolgere è quella della Rete della Salute, perché hanno al loro interno anche attività nelle scuole per il gioco d'azzardo. Quindi queste sono in qualche modo le persone che vorremmo coinvolgere, e secondo me spot anche Don Coluccia, perché ieri sera c'è stata una manifestazione con Don Coluccia lungo via Laurenti, Marinetti. Don Coluccia è venuto con la commissione parlamentare delle periferie, e noi abbiamo e Don Coluccia verrà allo sportello, l'abbiamo invitato, inviteremo anche voi allo sportello antiusura, per fargli conoscere questa realtà, che è una realtà che lavora proprio per i giovani e per le persone contro il sovraindebitamento e contro l'usura. E quindi in quel momento magari ci possiamo incontrare tutti quanti allo sportello con Don Coluccia, con voi, arriveranno anche dei giornali che mi hanno detto che vogliono partecipare, proprio per dare, questo è un evento che dobbiamo fare, è uno degli eventi del gioco d'azzardo, che adesso mettiamo a piano, cerco di capire un attimo le disponibilità di tutti quanti voi, però questo è un punto importante, perché noi manifestazioni così dirette che danno pubblicità è importante. Allora, io vi leggo un attimo la lettera come l'ho impostata. Gentilissimi, dopo qualche mese vi ricontattiamo, ed iniziamo a ringraziarvi, questo sono preliminari, ringraziandovi nuovamente per tutti per il vostro contributo all'Assemblea del Consiglio Municipale 4 aprile 2024, grazie alla quale abbiamo avuto modo di approfondire dai tanti vostri punti diversi punti di vista i danni sociali del gioco di azzardo e ragionato sulle cose da fare per la prevenzione e per il contrasto.
L'impegno comune emesso da quell'assemblea è stato quello di creare una rete di collaborazione per affrontare efficacemente questo problema. I dati a nostra disposizione, provenienti da diverse fonti, continuano a mostrare un quadro allarmante. Il gioco d'azzardo è in costante crescita, grazie anche ad una diffusione capillare attraverso molteplici canali. Ciò non può che far aumentare i casi di dipendenza patologica ed è un segnale inequivocabile dell'urgenza di intervenire. Il confronto con altri tipi di consumo evidenzia l'impatto sociale ed economico di questo fenomeno. Se vi ricordate, si spendono più soldi per giocare che non per mangiare. Il municipio intende avviare una collaborazione con voi e con altre realtà che operano nel campo della dipendenza dal gioco d'azzardo per mettere in atto azioni di sensibilizzazione, informazione e prevenzione rivolte in particolare alle persone e alle famiglie più vulnerabili. L'obiettivo è quello di proteggere coloro che si trovano in una situazione di fragilità sociale e che sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare una dipendenza dal gioco. È evidente la necessità di un intervento sistemico, e questo è importante sottolinearlo, e coordinato per affrontare questo problema complesso, e certamente una collaborazione fra istituzioni, associazioni e cittadini sarà possibile ridurre l'impatto negativo del gioco d'azzardo sulla nostra comunità. Ci farebbe enormemente piacere avervi al nostro fianco e condividere con voi un piano di azioni. Nel frattempo anche il Comune di Roma sta lavorando sulla base della delibera, non l'ho ancora messa in questo pezzo, avviando in questi prossimi mesi dei tavoli di coprogettazione sulla dipendenza, al quale il municipio parteciperà e dal quale possiamo portare temi di maggior impatto territoriale e di coinvolgimento istituzionale. Non ho concluso la lettera, però volevo scrivere questa cosa. Date le diverse specializzazioni, possiamo procedere in questo modo. Chi intende collaborare e fare rete, forse questo è proprio il pezzo sbagliato, perché io non so se devo dare per scontato che loro facciano parte della rete o devo chiedere a loro se vogliono fare la rete dopo che hanno fatto... Questo è uno dei dubbi, Paola, che ciò. Però io direi... tra le associazioni che sono la rete, prego Paola. Fare la rete all'interno di associazioni che hanno aderito a un progetto, quello del municipio per la chiusura, non dobbiamo sempre darlo. Secondo me va bene tra di loro, comunque devono fare magari c'è un'associazione più specifica di un posto, gioco d'azzardo, ma anche la risoluzione a questi cittadini che ne prendono coscienza, che sappiamo perfettamente che non è una cosa semplicissima, magari queste associazioni mettendosi in rete, credo che sia giusto quello che ho scritto. Esatto, allora specifico questo punto in questo modo qua, no? Ok, perfetto. Prego. Ma lo sentite, Ranieri? Io sì, perché sto qua. Vieni qua. Scusate. Un flash rispetto a quando fai il passaggio. Scusate, noi sentiamo malissimo, malissimo. Credo sarebbe giusto sottolineare, aiutare Gianguido, il fatto che è vero che si costituisce il tavolo sulle dipendenze in termini generali, uh-huh. In quella riunione c'era proprio Gianguido, okay. Che ha sollecitato, e qua sembra che abbiano ricevuto il fatto che se ne costituisca uno proprio dedicato, perché è diverso. In modo specifico, allora lo specifico questa cosa, l'intenzione la specifica, no, è importante, è l'impegno, la promessa che si sono presi, inserire tavolo sì. No, infatti. Ma pure loro intendevano dipendenze. In generale. Che poi di fatto prevalgono quelle da sostanza. Sicuro, sicuro. Abbiamo chiesto che... Sì, c'eravamo insieme quando l'abbiamo chiesto. Anche per il problema delle risorse, perché
perché tu per affrontare questo tipo di problematiche devi avere anche certezza delle risorse che hai per poter svolgere se vuoi attività. E siccome la legge prevede, la legge regionale prevede dei capitoli di spesa specifici per gioco d'azzardo, credo che noi quando staremo al tavolo generale della dipendenza dovremo dire non solo ribadire la volontà, la disponibilità del comune al sottotavolo che riguarda specificamente l'aspetto dell'azzardo, ma anche l'individuazione delle relative risorse, perché comunque ci sono delle spese qua, che vanno affrontate. Senza soldi se vanno. Le risorse non ho capito chi dovrebbe darcele. Se il comune mette in piedi una cosa del genere, è ovvio che ci devi mettere anche dei soldi. Okay. No? Siccome in questo momento stanno discutendo il piano sociale triennale, è ovvio che nella definizione del piano sociale triennale dovranno essere individuate le risorse che sono destinate a questa specie. Ecco, allora questa è una delle richieste che possiamo già far partire noi. Assolutamente, sì. E questa è la prima richiesta che possiamo fare. E poi se siete d'accordo? Il ragionamento è questo. Loro adesso stanno facendo il piano triennale perché hanno acquisito i nostri piani sociali. Quindi probabilmente rispetto a quello che trovano i vari piani sociali che comunque in qualche maniera si sono dovuti adeguare tutti nella stesura del piano sociale zonale, perché noi l'avevamo fatto prima e poi abbiamo dovuto poi rivedere in un secondo momento. Io credo che se loro mettono un piano sociale è chiaro che poi in qualche maniera lo finanziano. Quindi fare una richiesta oggi secondo me è troppo presto, cioè vediamo almeno la stesura del piano sociale di Roma. Questo è la mia, non credo che lo approvano appena steso, no? Ci saranno delle esatto. E allora, visto che voi state eventualmente intervenire perché lo anticipi, loro dicono vabbè, che mai detta era chiaro, no? Invece lo dobbiamo fare quando loro hanno fatto la stesura del piano. Credo, poi tu che pensi. Presidente, può smutarsi, non c'è più l'effetto eco. Chiedo scusa, è stata colpa mia se ho eliminato l'effetto eco, ma ho dovuto mutare chi non stava parlando. Quindi pregherei gentilmente la Presidente di smutarsi. Perché, ripeto, per esigenze di ascolto, dovuto su richiesta di chi giustamente si sta lamentando perché non riusciva a capire, come anch'io non riuscivo a capire, anche perché era impossibile seguire, esatto. Impossibile, non so se se ne rendevano conto. E infatti per quello mi dispiace aver dovuto mutare chi non parlava, però quindi pregherei la Presidente di riattivare il suo microfono. C'è qualcuno in presenza con la Presidente? Consigliera Vaccari, Vicepresidente Vicaria, Consigliere Bellassai, Consigliera Leori, siete in presenza? Presidente Di Vivo, se non riesce a smutarsi, le conviene uscire e rientrare, perché noi non sentiamo. Sentiamo più nulla. Tanto chiederei cortesemente alla vicepresidente vicaria di prendere la gestione della presidenza della seduta, perché ovviamente non posso farlo io, che sono terzo presidente, vicepresidente. Allora, appena la presidente o la vicepresidente vicaria prenderà la presidenza della seduta, la conduzione della seduta, io muterò immediatamente il microfono. Scusate se sto parlando io, ma è solo perché nessuno di chi mi è sovraordinato
lo sta facendo. Marco, non, scusa, non si è sentito, consigliere Cerisola? Ecco, non si sente nulla? Bene. Sì, no, dicevo che... Siamo mutati. Ecco, adesso, allora, diceva... Diceva il consigliere Borelli che chi non riesce a riattivare il microfono dovrebbe gentilmente provare allora adesso... a uscire e entrare. Ho acceso il microfono io solo perché non si sentiva niente, per consentire alla Presidente o alla Vicepresidente Vicaria di riprendere la conduzione della seduta. Un momento, sta avvenendo lo smutamento del microfono della Presidente. Ok, scusate, okay. Ero mutata. Qui stiamo discutendo sulla lettera che dobbiamo inviare. Abbiamo deciso che dobbiamo soltanto, allora, i destinatari della lettera sono quelli che ci siamo detti sempre, inutile che li ripeto. Ovviamente mettiamoci in rete, riceverà la lettera, ma insomma diamo per scontato. Ieri sera mi diceva Don Coluccia di non dimenticarmi l'avvocato Ciatti, che mi ha detto ieri sera che è molto impegnato sul gioco d'azzardo, me l'ha detto ieri sera, lui non sapeva nemmeno che io l'avessimo invitato. E quindi i destinatari sono questi. Il contenuto della lettera è come parte, stiamo parlando del contenuto della lettera, quindi diamo per scontato che loro parteciperanno a questa riunione, e l'intervento che c'è stato ultimamente è quello relativo, non mi sentono? Telefono durante la riunione. Sì, stiamo sentendo. Sentite? Sì, stavamo sentendo, Presidente. Ah, okay. No, perché c'è... Ok, allora praticamente la cosa era che nella frase che riguardava, che parlavamo della delibera del Comune di Roma sulle dipendenze... Aspetta, adesso io lo dico, ok? Ciao. Secondo me hai un problema tu, Patrizia. Facciamo così: io metto al centro il mio cellulare, spegni il microfono. Tu spengo il microfono? Sì, spegni il microfono, parla con questo. Vedete se sentite? Noi sentiamo bene. Voi sì, ci sentite? Bene, bene. Oh, bene, grazie, grazie. Perfetto. Allora, la delibera del comune di Roma. Le dipendenze. Giustamente mi dicevano di far notare che mi torno in cuffia. Dicevano di far notare che c'è il microfono aperto. Mi dicevano di far notare che il tavolo della dipendenza era generico su tutte le dipendenze e che quindi noi abbiamo chiesto la costituzione di un sottotavolo specifico per l'azzardo, e questo lo scriviamo perché dà effettivamente alle persone che partecipano alla rete una confidenza in più su questa, sull'intenzione del Comune di Roma di... E poi è stata aggiunta anche la richiesta di verificare, di capire che tipo di risorse metterà Roma per il tavolo delle dipendenze, per la coprogettazione e per i bandi, e Paola Vaccari raccontava che di aspettare la stesura del piano sociale, quello del Comune di Roma, la bozza, per poter capire, analizzare se lì dentro poter fare eventualmente delle richieste di porre dei soldi per il gioco d'azzardo. Sì, io volevo giusto finire di dire quello che noi oggi nel piano che abbiamo, che vi ho mandato più volte e che adesso però risistemo, non abbiamo nel, c'è una colonna risorse in cui non sempre perché prevediamo che ci possano essere le risorse, ma che la maggior parte delle cose che facciamo
possono essere anche fatte, la maggior parte sono a costo zero, e mi riferivo specialmente a uno dei punti del nostro piano che riguarda le la campagna una campagna da fare su sul gioco d'azzardo, che potremmo farla noi oppure potremmo effettivamente chiedere risorse per farla fare da un'agenzia specializzata, non lo so, però insomma mi sembra, la vedo anche dura anch'io questa cosa, però ci possiamo anche provare da soli, se non ci, se non troviamo, insomma noi non ci dobbiamo fermare, né se abbiamo le risorse né se non ce l'abbiamo, siete d'accordo? Quindi volevo far passare un attimo il punto un attimo a Cellini, prima di, e poi continuo a dire. Sì, ma io flash, voglio veramente un flash, un'idea, insomma, se viene condivisa, se è opportuna, insomma, se, rispetto al fatto che penso, noi ci stiamo muovendo anche in questa direzione, e naturalmente anche rispetto a quello che sto per dire, stiamo costruendo tutta una serie di alleanze, che c'è un altro soggetto in campo istituzionale, che è la Regione, che legifera dei soldi. Allora, noi abbiamo, come dire, contestato a suo tempo, quando c'era la nuova legge, allora, se questa, adesso non è che questa rete si deve accollare alle problematiche, però se può essere promotrice insieme alle altre reti a una sorta di sensibilizzazione, io questa cosa, insomma, se siete d'accordo, naturalmente, in maniera proprio un rito, io dedicherei per capire, insomma, in quale ambito ci stiamo muovendo, perché possiamo intervenire sul territorio, possiamo fare opera di convincimento, di prevenzione ed altro, poi se non ci abbiamo neanche gli strumenti, o addirittura non solo non abbiamo, ma ce l'abbiamo contro di noi, diventa complicato lavorare sul territorio. Era solo semplicemente un rigo di sensibilizzazione. Era questo. Su questo punto noi poi, insomma, stiamo parlando del piano che già dobbiamo affrontarlo. Scusami, c'è, perché c'è anche il piano sociale regionale. È vero, quello è stato già approvato. E aggiungo una cosa, il piano che quando lei parla è tutto quello che stava dicendo Roberto, anche perché noi abbiamo anche un altro aspetto che dimentichiamo spesso, è l'aspetto sanitario, perché anche nella sanità ci sono delle risorse. Allora, quindi il combinato, quindi attenzionare, fare attenzione, e sulle risorse possono derivare dal piano sociale comunale, che poi riguarda l'aspetto sociale, ma anche l'aspetto sociosanitario, perché noi abbiamo delle esperienze negative del passato, per cui voi, non avendo avuto una corrispondenza di interventi fra l'aspetto sociale e l'aspetto sanitario, spesso queste risorse o non sono state spese o sono state spese male, e questo non va bene, vista questo fenomeno come sta crescendo e come sta diventando. Sì, scusa un attimo, secondo me dobbiamo inserire anche nel nostro, diciamo, chiamiamolo tavolo, no, osservatorio, chiamalo come vuoi, anche sicuramente l'ASL di zona, perché loro sicuramente hanno qualche cosa. Probabilmente pensa che noi siamo lì allo spazio incontro, scusate, però loro lo stanno ponendo con un altro. Beh, è lo step successivo, no? Lo step sanitario. Io guarderò anche il piano sociale regionale, vedere se c'è qualche punto su questa cosa. Questo aspetto della regione è molto importante da costruire. È previsto dalla legge, sì, dalla legge 5 del 2003, sì, sono previsti degli accantonamenti specifici. Sì, sono previsti risorse specifiche. La legge 5 sul gioco d'azzardo è previsto che la regione destini delle somme specifiche per quanto riguarda il contrasto al gioco d'azzardo dal punto di vista sanitario. Sì, lo fa, lo so, sai per come lo fa? Dando i soldi all'ASL, abbiamo già detto in una riunione, dando i soldi all'ASL che finanzia il CEIS, questo è, diciamo, da 2 milioni, non mi ricordo, alla nostra, all'ASL Roma 2, poi da, non so, cioè, c'è proprio una delibera, c'è solo questo che fa, non ne fa altri. Sicuramente ci sarà anche il nuovo piano sociale, questa cosa. Quindi questo è il...
l'operazione. L'operazione che fa la regione, noi dobbiamo credergli, però stiamo parlando stiamo entrando nel vivo, io qua voglio costruire la rete. Certo. Quindi grazie. Diciamo, prego. Grazie Presidente. No, non guardo storto nessuno, che io sono purtroppo limitato nei miei approcci, tendo ad essere a semplificare, perché secondo me quando si complicano le cose diventa tutto più complicato, appunto. Allora ci sono obiettivi di primo tempo e obiettivi di secondo tempo, e io mi rifaccio al piano che fino adesso noi abbiamo messo in piedi con la Presidente protagonista di questo piano, che diceva obiettivi a crescere il ruolo del municipio attraverso la collaborazione con le istituzioni sanitarie, gli enti del terzo settore, le istituzioni locali, le scuole, le forze dell'ordine, per costruire una rete di comunità che sia in grado di prevenire e contrastare il gioco d'azzardo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, va bene cominciare a parlare di dove cerchiamo i fondi, cominciare a dire il piano sociale comunale che però arriverà fra 4 anni, faccio per dire, sì, sì. E quindi noi rimarremmo bloccati e appesi ad una decisione, ad una fase che dipende da altri. Io sarei francamente più contento se noi cominciassimo a fare prove tecniche di trasmissione, cioè se cominciassimo a riunirlo questo tavolo, a farlo, a fare una seduta nella quale ci sediamo questi attori, riusciamo veramente a coinvolgerli a livello municipale, le varie associazioni, le forze dell'ordine, non sarà facile, eccetera, eccetera, e cominciamo a mettere in piedi il tavolo e facciamolo funzionare. Questo è, secondo me, il primo passaggio da fare. Poi magari in quel tavolo riaffronteremo anche il tema di dove prendiamo i fondi, quali sono le iniziative più efficaci, perché se poniamo degli obiettivi troppo futuristici, finisce che stiamo un altro anno senza... Questo era l'obiettivo di questa riunione, è proprio questo. Vedo che c'è la mano alzata di Danilo Borrelli, prego. Danilo? Grazie Presidente. In realtà, mi sentite? Sì, posso? Ok, no, in realtà volevo dire sostanzialmente quanto ha affermato il consigliere Belassai, provavo anche prima, però forse abbiamo avuto un problema di microfoni. Cioè, per dare continuità a quanto abbiamo fatto anche in quel consiglio tematico in cui degli interlocutori istituzionali e associativi li abbiamo già coinvolti, io credo sia utile richiamare sulla base anche di quella lettera che ha impostato lei, che ci ha letto prima, tutte quelle realtà istituzionali, le associazioni, ma anche i singoli coinvolgibili che abbiamo già coinvolto, chiedendogli ciao, stiamo provando a concretizzare quanto comunemente deciso in sede di consiglio, sei di nuovo disponibile, cioè ponendogliela, rispondendo all'interrogativo che lei ci faceva prima, diamo per assodato che quelle realtà ci sono o vanno ricoinvolte? Secondo me è un mix, cioè vanno ricoinvolte anche come segnale di attenzione e di continuità, chiedendogli che stiamo strutturando il lavoro che anche in quella sede si è palesato in termini di discussione e poi in termini di indirizzo politico con l'atto politico approvato, e dando continuità al tavolo. In sede di tavolo questo pezzo di discussione che stiamo facendo anche oggi può avere un momento di coagulo, cioè che poi decidiamo sulla base degli strumenti operativi che vogliamo fornirci anche del tema delle risorse, di come partire, del piano e quello che sia. Però secondo me un passaggio formale con le realtà che abbiamo già attivato e che in quella sede già si erano dichiarate disponibili, io credo sia doveroso. Ecco, per il momento mi fermo anch'io qui. No, grazie Danilo Borrelli, è proprio l'obiettivo di questa cosa, era infatti da discutere anche in poco tempo. Io una domanda però, mettiamo anche la polizia in questo tavolo oppure la teniamo? La mettiamo? La mettiamo al tavolo? Ok, va bene, non l'avevo messa. Mettiamo anche la polizia. La polizia municipale, esatto, no, anche perché mettiamo la polizia, mettiamo quindi io scriviamo anche la polizia, sì, sì, sì. E una delle cose che possiamo fare subito è stabilire una data in cui ci vediamo tutti in consiglio municipale e poi dopodiché non come consiglio, come riunione, come rete. Sì, allora siete d'accordo? Sì. Decidiamo non una data. Seduta di commissione con data di mattina in, cons-
consiglio, siete d'accordo? No, non può essere la prima, non può essere la prossima settimana, perché no, insomma, no. Due o tre settimane per fare questa cosa, perché altrimenti non riesco. Finiamo ai primi di novembre. Finiamo ai primi di novembre per fare una riunione tutti quanti insieme per partire, per illustrare il piano e per dire che questo piano non è un piano definitivo, è un piano che si allarga, è un piano in itinere. Seconda cosa, è un piano in movimento e quindi, quindi ci organizziamo così. Dopodiché in questa riunione, o anche in questa lettera, io volevo, quindi scriverò in questa lettera che facciamo una prima, faremo una prima riunione, la scrivo già in questa lettera. Seconda cosa che scrivo in questa lettera è che poi una volta, perché non ci possiamo incontrare sempre in 40, perché poi sarebbero anche non fattibili, io penso che dobbiamo procedere in questo modo, cioè di volta in volta noi sulla base degli obiettivi del piano fissiamo gli appuntamenti, le convocazioni, dopodiché però inoltrando dicendo che abbiamo bisogno di, che so, se parliamo con l'ASL, l'ASL non può non esserci, quindi dicendo che è necessario la presenza dell'ASL, ma è anche tematica, però è anche importante se loro, insomma, diamo il collegamento a tutti quanti, in modo tale che sono sempre informati. Ogni volta che facciamo una riunione con un semplicissimo verbale di riunione, proprio piccolo, 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 in cui diciamo ci siamo incontrati, faremo questo e questo, due righe, senza aspettare i verbali delle commissioni che lo concordiamo, così con già le azioni. Lo sfilacciamento, quindi, è sempre possibile. Ok, facciamo, quindi questo qua, allora io adesso ve la inoltro. E la, per i primi di novembre, se per i primi di novembre faremo questa partenza e manderò anche singolarmente ad ogni persona, poi lo vedrete. Va no? Bene, adesso. Il testo lo finisco di scrivere oggi. E voi magari me lo sistemate? No, va bene, finisco di scrivere il testo per di noi. Intanto mi avete già portato i suggerimenti. Mi avete già portato a novembre, ma la lettera. Perfetto. No, la lettera deve partire adesso. Tanto sono d'accordo. Se le tiriamo. Certo. Io purtroppo stavo detto dobbiamo andare via perché... Sì. No, io volevo dire che il primo pezzo già l'ho fatto, nel senso che il primo obiettivo che era quello di coinvolgere, dobbiamo coinvolgere la Polizia Municipale, quindi faremo una riunione con la Polizia Municipale, però abbiamo già, io ho già estratto le strade. Fatto? Sì, però non ve lo do. La mappa dei locali. La mappa dei locali già ce l'ho, la diamo soltanto alla polizia, perché come sapete io su questo tema qua sono molto spaventata. Adesso indipendentemente che pubblica, non sono localizzate sul municipio, pubblica, ma quella è pubblica, però insomma sono esatto. Allora se al vice prefetto gli dite se può venire anche lui in una riunione. Ah, vedo complicato. Va bene. No, possiamo fare, magari vediamo se fa un coordinamento dei municipi interessati, andiamo direttamente noi da lui, forse è più semplice. Se andiamo noi da lui sarebbe più facile. Allora, i municipi interessati è il 12, che però è un'altra ASL, quindi non possiamo nemmeno concordare. Poi vediamo, la gestiamo. Ma è un percorso che qualcuno avrà vabbè, a questo punto procediamo in questo modo, quindi vi ringrazio la polizia, vi ringrazio. Grazie e ci vediamo sicuramente alla prossima. Abbiamo messo un'altra pietra miliare. Ciao Gianrico. Perfetto, abbiamo messo un'altra pietra miliare su questa cosa, chiudiamo. Sì. Allora, bene, allora come avete sentito vi inoltro il testo definitivo e poi dopodiché mi date un ok veloce anche sulla chat e poi farò questa mail a tutti quanti, compresa la Polizia Municipale, che mi sembra corretto. Passiamo per una eventuale riunione plenaria che potremo fare nella sala municipale i primi di novembre, ok? Per la partenza della rete. E prego.
Allora, se noi vogliamo strutturare questa ipotesi di tavolo, no? Perché abbiamo parlato di tavolo, non abbiamo più parlato di commissione, io direi di fare uno scorporo tra quelle che sono le commissioni municipali e quello che è il tavolo. Quindi io è una cosa che butto lì. Facciamo la commissione giovedì mattina, ad esempio, e indiciamo in base alle varie libertà della sala consiglio fare proprio la prima riunione del tavolo, che secondo me dà una importanza diversa che inserire il tavolo all'interno della commissione. Questa è un'idea che sto lanciando, che mi è venuta così, però noi quando facciamo il tavolo della violenza, è il tavolo della violenza, non è la commissione delle pari opportunità che si inserisce all'interno della... Parla con loro, dopodiché le facciamo tutte separate, a due, e poi è ovvio che se dobbiamo rincontrare nuovamente il tavolo, è separato, non è sempre in commissione. Sei d'accordo? Convocare anche la commissione, sì, ma lasciare comunque le due cose, le due entità, i due gruppi completamente diversi, perché il tavolo ha una sua gestione, mentre la commissione ne è un'altra. Al limite puoi convocarla direttamente il giovedì pomeriggio quando fai il tavolo, o il giovedì mattina quando fai il tavolo. Sì, però io lascerei, capito, le due riunioni un po' separate. Sì. Sì, potrebbe essere più... Anche perché i consiglieri che sono interessati a partecipare al tavolo verranno sia se tu lo fai all'interno della commissione che no. Sì, 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 sì. Possiamo fare così, è anche più agevole come tempi, perché se abbiamo sempre i tempi ristretti in una commissione... No, non impegni innanzitutto la verbalizzante, perché magari il tavolo ti richiede anche dei tempi più lunghi. E se lo fai di pomeriggio, sì, anche di mattina, tu non puoi occupare la verbalizzante per 6-7 ore, no? Ipotesi. E dai comunque una ufficialità a questo tavolo. Cioè, il tavolo si riunisce per la prima volta quel giorno. Sì, un'ufficialità, capito? Va bene, procediamo come ha detto Paola. Secondo punto, quarto punto all'ordine del giorno, vari eventuali. Mi sentite? Pronto? Sì. Pronto? Non lo so. Non lo so, guardi, noi siamo qua per una riunione, non è... Deve parlare con... Perfetto, allora passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, vari eventuali. Posta ce n'è? Ah, posta ce n'è, Caterina, posta. Non abbiamo posta. Meno male, no, sto scherzando. No, sto scherzando, non è meno male. Vari eventuali? Nessuno? Allora a questo punto possiamo chiudere la commissione, sono le 10:35 e noi ci trasferiamo nella sala accanto. Abbiamo 10:40. Grazie, arrivederci. Ce l'abbiamo fatta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. 10:40, penso io.